Consigliere Padula, a quanto pare a Policoro si può, yes, we can, sì. Si può pubblicare un documento sul sito del comune di Policoro diverso da quello stampato. Sì, questa è la prima cosa che risalta all'occhio del cartellone esibito in evento di quest'anno all'amministrazione comunale, che detta così può sembrare anche un errore, un refuso, coordinamento mancato, ci potrebbe anche stare. Il problema a volte sta invece negli atti che accompagnano il cartellone estivo, perché per l'ennesima volta la nostra amministrazione di Policoro si incarta, si ingarbuglia e nasconde tante cose poco chiare in realtà. Perché un esempio su tutti, oltre al fatto, come dicevi giustamente tu, che il cartellone pubblicato sul sito non corrisponde a quello stampato, ora senza andare a vedere nei dettagli, ma tra date, eventi che scompaiono e riappaiono, insomma, forse il fatto di non averli approvato in giunta gli permette anche questa elasticità di cambiare, di cambiarlo, insomma, tra quando è stato pubblicato e quando è stato stampato. Ma al di là di quello, dicevo, ci sono degli elementi che lasciano alquanto perplessi. Innanzitutto la questione dell'evento dell'11 settembre di Tony Handley degli Spandau Ballet, che l'amministrazione comunale, con anche la presentazione che hanno fatto ieri al cartellone estivo, sta già pubblicizzando, che è scritto nel programma ufficiale, quindi è pubblicato anche sul sito, quel tipo di concerto non trova riscontro in nessun atto dell'amministrazione. Non c'è una delibera, non c'è un atto di indirizzo, quindi... Non risulta su nessun documento? Nessun documento, se non nel cartellone e nelle dichiarazioni rilasciate dall'amministrazione. Quindi compare per magia invece su questa... Compare lì, quindi presuppone che per l'11 settembre l'amministrazione ha trovato l'accordo, a questo punto non si sa con chi a chi è stato affidato il servizio per organizzare l'evento, tutta una serie di cose, e soprattutto quanto costa a questo punto l'evento, perché noi non abbiamo percezione. Sappiamo per certo che l'amministrazione ha chiesto supporto per la copertura dell'evento agli operatori turistici, che non credo che abbiano risposto positivamente, però questo poi è un po' tutto da vedere, ma rimane il problema di aver pubblicizzato e di aver ufficialmente detto che c'è una data di un concerto che però non trova riscontro da nessuna parte, e questo nasconde veramente una forte perplessità innanzitutto sulla capacità amministrativa di questa amministrazione, perché un cartellone estivo da sempre viene approvato in giunta, e quindi in un unico atto si patrocina tutto l'elenco di eventi che ci sono, e quindi lascia esterrefatto questo primo elemento. Poi ci sono altri elementi poco chiari, tra cui un evento in particolare che si terrà il 6 agosto sul lungomare, che è frutto di una delibera del 1 luglio della giunta comunale, a quale affida 3.000 euro a un'associazione per la realizzazione di questo evento. Sotto forma di un protocollo d'intesa che non è nemmeno legato alla delibera, di fatto si affida a un'associazione un evento, uno spettacolo che si terrà il 6 agosto, dopo la chiusura del bando eventi. Cioè, ricapitoliamo un attimo, l'amministrazione fa il bando eventi, lo fa con pochi soldi, tant'è che il primo premio era 2.500 euro, lo fa senza fare un comunicato stampa o garantire il fatto che le associazioni della città sapessero che ci fosse questa opportunità, chiuso il bando, si permettono di aggirare, quindi fuori il bando, fare un affidamento a un'associazione per un importo superiore a quanto erano i premi del bando eventi per la realizzazione di un evento. Quindi questa è la confusione totale, secondo me. Tant'è che sarà, protocollerò lunedì un'interrogazione proprio per avere dei chiarimenti su questa procedura, ma sicuramente questo denota per l'ennesima volta la confusione totale che c'è in testa. C'è anche ancora altro in questa azione dell'amministrazione. Il cartellone viene approvato con la determina del dirigente che approva il bando eventi, però di fatto poi nello stampato, cioè nella programmazione del bando eventi, ci sono degli eventi che hanno partecipato al bando che sono spariti dall'elenco, e in particolare sono tre. Mentre ci ritroviamo altri eventi, fatto sempre dalle associazioni, per carità, quindi ben venga che ci siano, insomma, che però non si sa da come sono arrivati. Quindi se non ho capito male, strada facendo, questo documento
si trasforma. Forma, cambia forma. E potrebbe essere anche una cosa legittima. Ad esempio, quando amministravo io, il Bank 20 era una parte della programmazione al quale poi si aggiungevano altre cose. Però sicuramente prima di pubblicare il Bank 20 veniva approvato in giunta in modo tale da dare l'istituzionalità a tutto l'elenco degli eventi che c'erano. Questo non è accaduto, lasciando dei vuoti molto gravi, perché io oggi mi chiedo il concerto dell'11 settembre quanto costa la città, a chi viene affidato e come ha intenzione l'amministrazione di provvedere. E questo è un elemento molto grave. Chiaramente la realizzazione di questo modo di fare causa anche delle spaccature in città, perché andando poi nello specifico degli eventi si nota che il lungomare viene completamente, quasi completamente abbandonato dall'organizzazione degli eventi e purtroppo per la prima volta il 10 agosto a Corridoro non ci sarà nulla sul lungomare, che negli altri anni più o meno tra eventi conclamati o nottalbe o cose varie c'è sempre stata un'animazione. Quest'anno il 10 agosto l'amministrazione comunale, l'evento che fa, che sarà il primo Eraclea, insomma, in collaborazione con l'associazione che lo propone, sarà fatto in Piazza Eraclea, e questo ha suscitato negli operatori sicuramente un certo malumore e insomma la conferma del distacco che c'è ormai tra un'amministrazione che non capisce che ricorre una città a vocazione turistica. E in tal senso mi occorre fare anche una piccola precisazione. Io con questi interventi, con questa, diciamo, anche se vogliamo chiamarla polemica che viene fatto sugli eventi, non si sta dicendo che a Policoro non c'è niente, che fa schifo, che non merita attenzione, anzi tutto il contrario. Policoro è una città estremamente accogliente, e lo è proprio grazie al lavoro e alla professionalità che gli operatori autonomamente ormai hanno maturato negli anni, perché Policoro è una destinazione turistica che gode ed è al centro di un'area molto più ampia. Ma come mai? Chi dovrebbe controllare questi documenti? Chi dovrebbe essere il controllore? La questione del controllore è chiaro che è nell'amministrazione, c'è il dirigente, c'è il segretario generale. Quindi il segretario generale dovrebbe controllare questi documenti? Lui è il maggior responsabile del controllo dell'ente comunale, però è un po' distratto. È un po' distratto, tant'è che oltre alla questione dei siti d'estate, un altro elemento gravissimo che sta avvenendo in questi giorni, ripreso più volte insomma anche da altri consiglieri, da Ionica TV stesso, è proprio la questione del sacramento al mare. Cioè noi oggi, che è il 13 luglio, siamo ancora senza sacramento al mare. Quindi le torrette non ci sono a mare? Le torrette ci sono, quelle dei lidi. Le torrette per le spiagge libere non ci sono, per salvamento non ci sono, però non ci sta nemmeno il cartello che indica che manca il salvamento. Ecco, perché effettivamente anche in questo si sono incartati, arrivano in ritardo, arrivano in affanno. Di fatto oggi noi non abbiamo salvamento a mare, dopo che questo è stato il comune che è stato per il primo nell'area a dotarsi questo strumento che dà punteggio anche in bandiera blu. Oggi ci troviamo con i comuni vicinori che hanno il servizio salvamento a mare ormai così da giugno, sia Novasili che Metaponto ad esempio, e Policoro invece, che è stata la prima della classe negli anni passati, si ritrova ultima, si ritrova senza, mettendo a forte repentaglio anche la certificazione della bandiera blu. Insomma, questo è un altro esempio di come questa amministrazione abbia la capacità di incartarsi anche sulle questioni più normali di normale amministrazione. Vanno avanti per programmi, io mi ricordo il consiglio insomma comunale tra aprile-maggio che si vantavano che i bagni a mare dovevano essere aperti col guardiano, invece oggi sono anche oggi chiusi. È chiaro, sono state messe in sicurezza con un bel po' di ferro le porte, però non c'è un servizio oggi che si possa dire tale, e quindi come se non bastasse hanno fatto un'altra azione sul lungomare poco chiara, che è quella ad esempio della delibera degli ambulanti, cosa che veniva fatta anche da noi perché c'era una forte richiesta da parte di queste persone che comunque affollavano il lungomare la sera, arrivavano con i loro banchettini, a posto insomma noi abbiamo cercato negli anni di dargli anche a loro una logica. È chiaro che la nostra logica era di metterli nelle piazzette, nelle vie del lungomare, non sicuramente nella piazza centrale.
Ma c'è di più, perché loro Reale Libero trovano questi nuovi posteggi, diciamo, di ambulanti, e ci ritorniamo subito alla questione ambulanti. Innanzitutto non chiedono il parere al demanio, che è obbligatorio, perché il lungomare è del demanio, qualsiasi cosa devi fare. Tant'è vero che le buste lì le fanno le demanio, ma anche l'occupazione dei chioschi viene pagato al demanio, quindi il proprietario del demanio. Noi con i vari regolamenti abbiamo cercato di snellire questo, quindi non è che decide il demanio, decide il comune, ma perlomeno gli devi dire tutte le modifiche che fai, e questo manca. In più si va in barba al regolamento, nel senso che ci sono alcuni ambulanti che salgono con dei mezzi, con delle ruote, e soprattutto non sono ambulanti nel momento in cui queste persone, alla fine dell'orario a cui è stato permesso, che è diviso in due tranquilli durante il giorno, devono smontare e lasciare libero lo spazio. Quindi aumenta il traffico sul lungomare di Policoro. No, il problema è che non smontano. Cioè, sono là fissi, quindi durante il giorno vedi queste attività chiuse, e qualcuno mi dicono anche che ha fatto l'attacco alla luce, di fatto facendo dei nuovi chioschi, dei nuovi posti fissi. E quindi anche qui confusione, oggi a Lungomare c'è un caos ed è oggettivo. E oltre a questo, da questo fine settimana gli operatori si sono adoperati da soli per provvedere alla sicurezza del lungomare, tant'è che so che da questo weekend gli operatori turistici hanno preso un servizio di security per il lungomare, cosa che l'amministrazione, non dico che lo doveva fare per forza, perché insomma capiamo che non è che si corrisponde a tutte le esigenze, però è opportuno anche ricordare che Policoro è l'unico comune della costa del Metapontino che non ha partecipato ai fondi del Ministero dell'Interno per spiagge sicure, dove magari quei soldi avrebbero potuto far comodo sia per il salvamento a questo punto, e sia magari per la sicurezza sul lungomare. Insomma, loro vanno avanti a proclami. Ma sembra, o almeno voci mi dicono, che addirittura questi mezzi ambulanti potrebbero anche sostare sopra il tetto dei bagni. Ma dipende da cosa si intende per ambulante. Se per ambulante intendiamo un camion, il camion non è in quel caso, cioè, quindi i camion non possono sostare là sopra. No, però io credo i furgoni sì, però diciamo che la logica del tetto dei bagni era data soprattutto, almeno noi quando lo facevamo, a quelle persone che arrivano al loro banchetto, aprono il banchetto, vendono le cose, se non hanno, quindi anche perché ci sono i gradini, insomma, sì, per un mezzo è difficile salire. Sì, e infatti sul quindi, là sopra non sono previsti, almeno credo, perché qualcuno mi dice che forse pare che addirittura riusciranno a salire anche dei mezzi lì sopra. Vedremo. Ora facciamo processo alle intenzioni, che danni ne hanno già fatti. Fortunatamente, ripeto, questa è una città che è piena di imprenditori capaci, che nel tempo hanno saputo rischiare, investono, credono nel territorio, e nonostante tutto faranno fare una bella figura alla nostra città all'esterno, perché poi c'è anche da dire questo, di marketing territoriale non si parla, quindi a me pare molto che insomma l'amministrazione abbia fatto questo cartellone per i propri cittadini, per cercare di accontentare quelle che sono le esigenze, perdendo chiaramente quella che è una logica di promozione territoriale che ha altre regole da far rispettare. E poi c'è il problema principale: non si riesce a capire perché loro si incartano in questa maniera e hanno tanti soldi a disposizione, nominando sempre quella della tassa di soggiorno, che già c'è in cassa e che molto probabilmente anche quest'anno arriveranno a dicembre, l'ultimo giorno di dicembre, per provare a fare qualche spesa. Quindi, caos generale, distacco dalla realtà cittadina e purtroppo altre occasioni che per la nostra città si perdono. Cioè, se già pensiamo ad esempio che le deleghe legate al turismo sono divise in tre assessorati diversi, in tre gruppi diversi, e che quindi molto probabilmente non so che rapporto di lavoro ci sia, sicuramente è un rapporto ostacolato e che li rende fluido, molto frammentato, continua ad arrivare in ritardo su tutto, nonostante loro continuano a fare proclami di faremo, vedrete. Ma il tempo passa e un'altra estate se ne va.